Ciao amico di YouTube, ti do il benvenuto a questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, ossia le soluzioni fiscali per il mondo della tua SRL. Allora, prima di partire con questo video, volevo farti presente che questo video è stato, diciamo, realizzato nel periodo del coronavirus o del pericolo, eccetera, così. Quindi sono a casa e sono, diciamo, in una stanza, nella stanza ufficio, un po' rimediata ad emergenza. Quindi magari scusami se non è troppo professionale, se magari puoi sentire delle voci di sottosfondo, o magari se la luce non è troppo alta, cioè troppo, insomma, diretta a me, ok? Quindi, prima di tutto, scusami per questi piccoli inconvenienti, ma tanto l'importante è il contenuto e il messaggio che ti voglio veicolare tramite questo video, no? In questo video che cosa andiamo a vedere? Non andiamo a vedere prettamente una cosa collegata al fisco, come ridurre le imposte, però è comunque sia correlata a un problema fiscale, ossia il fatto che molte volte noi imprenditori, che abbiamo insomma anche un SRL in genere, ma anche senza SRL, abbiamo un conto corrente sul quale vediamo un certo quantitativo di soldi, no? E molte volte noi pensiamo che quello che noi abbiamo il diritto a prendere, a ricevere o abbiamo guadagnato sia quello che è presente sul conto corrente, quando in realtà non è così, ok? E il fatto di controllare lo stato di salute della mia azienda solo con il conto corrente mi crea un problema, perché effettivamente può capitare che il giorno dopo devo pagare i dipendenti, il giorno dopo posso pagare fornitori e magari non ho nessun credito da incassare. Quindi vuol dire che anche se nel mio conto corrente ho un certo tot di soldi, magari anche tanti, però se in realtà io ne devo il doppio ad altri, vuol dire che in realtà non sono così tanto ricco. Ti faccio un esempio molto stupido, no? Se io sul conto corrente della mia SRL vedo che ci sono 100.000 euro, potrei dire, cazzo, però è buono, vuol dire che sto andando bene. Ma se comunque sia entro il mese devo pagare dipendenti e contributi, no? Per 150.000 euro e devo ai fornitori ulteriori 200.000 euro, sempre in quel mese, e senza dover incassare dei clienti, perché magari, insomma, ho incasso subito, questo probabilmente vuol dire che non sono poi così tanto ricco, ok? Quindi questo, ovviamente, cos'è che significa? L'esempio che ho appena fatto è un po' esagerato, ma sta a significare che noi non possiamo controllare, diciamo, lo stato di salute della nostra azienda solo guardando il conto corrente dell'SRL. Bene, ok? Quindi, per cercare di limitare questo effetto, semplicemente in questo video voglio condividere con te quale tipologia di ragionamento dobbiamo fare per poter, diciamo, sapere quanti soldi sono buoni sul nostro conto corrente e che possiamo appunto spendere liberamente, ok? Premetto che qui non faremo analisi tra quando incasso con i clienti e i fornitori, quindi questa è una cosa che, diciamo, sta a te come imprenditore, perché ogni settore ha le sue peculiarità, ok? Quello che sta, diciamo, il compito mio come commercialista è semplicemente farti ragionare su quando hai soldi liquidi buoni sul conto corrente rispetto all'imposta che dovrai pagare. Cavolo, sono un commercialista, quindi è il mio lavoro, no? Quindi qua andiamo a vedere un semplice schema, molto proprio semplice e intuitivo, che possiamo utilizzare per comprendere quanti soldi effettivamente sono buoni e puoi spendere. Tutto questo per evitare poi di trovarti di oggi spendere soldi in eccesso, fare spese in eccesso e magari il giorno dopo dover pagare le imposte, ok? Quindi andiamo a vedere quali ragionamenti mentali molto semplici dobbiamo ragionare per comprendere quanti soldi liquidi, buoni, puoi permetterti di spendere nel conto corrente della tua azienda, della tua SRL, ok? Quindi andiamo un po', andiamo avanti, ok, partiamo subito. Infatti, come ho detto anche prima, spesso noi imprenditori ci focalizziamo sul fatto di valutare lo stato di salute della nostra azienda solo guardando il conto corrente, ma non è comunque un parametro corretto, cioè valutare lo stato di salute oggi della mia azienda guardando i soldi che ho sul conto corrente non è ovviamente un dato ottimale, perché magari vuol dire che devo pagare ancora nello stesso mese i fornitori o devo pagare i dipendenti, oppure dal lato mio come commercialista so che magari in questo mese devo versare l'IVA, so che tra un anno devo versare le imposte sul reddito, ok? E quindi è mio compito come imprenditore capire, perlomeno sotto il profilo fiscale, sapere quanti soldi ho sul conto corrente, sì, però sapere quante imposte IVA, magari imposte sul reddito, dovrò nei mesi e nell'anno successivo
per capire quanti soldi sono liberi che posso spendere, ok? Per evitare alla fine di spenderne in eccesso, ok? Quindi è vero che una buona liquidità è una cosa positiva per l'azienda, quindi avere soldi nel conto corrente è sicuramente una cosa fondamentale, ok? Ma ci sono dei fattori da considerare. Quanti sono veramente i soldi che puoi spendere? Perché effettivamente se tu hai 100.000 euro, posto che i clienti e i fornitori siano a posto, bene, non ce li hai, non devi incassare da nessun cliente e non devi pagare da nessun fornitore, bene. Quanti soldi effettivamente puoi spendere, tolte le imposte IVA e le imposte sul reddito? Ok? Quali sono i debiti maturati ma non ancora scaduti? Cioè, in un certo senso, se l'IVA la dovrai versare il mese dopo o il trimestre dopo, l'IVA la liquidi un po' più velocemente. Però, quali sono ancora i debiti maturati, esempio per le imposte sul reddito, che ancora appunto non sono scaduti? E queste sono le due cose che andremo a vedere insieme con due calcoli molto semplici. Ok? Quindi, facciamo il nostro esempio. Ipotizziamo di avere nel nostro conto corrente, nella nostra SRL, appunto perché io parlo di fisco per le SRL, specifico per le SRL, ipotizziamo di avere sul conto corrente 12.200 euro a disposizione. E l'errore che può capitare, che è normale, che fanno tutti, è dire: cazzo, io ho 12.200 euro, quindi posso fare investimenti per la mia azienda per questo stesso importo, quando in realtà non è propriamente così. Perché può capitare che anche se ho questi soldi qua, io comunque nello stesso mese o nel trimestre dopo, io comunque sia ho accumulato un debito IVA di esempio 2.200 euro, ok? E anche, soprattutto perché su questi soldi che io ho incassato ci devo pagare le imposte. E le imposte, vada bene, non si pagano il mese o il trimestre dopo come IVA, si pagano l'anno dopo. E qual è l'inganno mentale? Cioè la cosa un po' più difficile da comprendere è che se io faccio dei guadagni, no? Come diciamo utili a gennaio 2020, ok? Significa che quelle imposte io le dovrò pagare a giugno 2021, quindi un anno e mezzo dopo, bene? Oppure se io faccio de determinati utili a dicembre 2020, significa che le imposte le dovrò pagare a giugno 2021, cioè dopo 6 mesi. E già con questi due o tre esempi puoi notare che per l'IVA te la liquidi subito o in un tempo relativamente breve e quindi devi stare attento di colmare il gap o di avere i soldi per versare l'IVA o il mese dopo o 3 mesi dopo, bene. Ma per quanto riguarda le imposte è un po' più, diciamo, complesso perché il ritardo del pagamento delle imposte può venire da un minimo di 6 mesi a un massimo di un anno e mezzo, cosa che, insomma, soprattutto all'aumentare delle imposte e soprattutto considerando che in Italia c'è un meccanismo di saldo e conto, potrebbe crearti problemi di liquidità. Quindi vediamo come cercare di limitare questo problema, ok? Quindi, ritornando al nostro esempio, io vedo che ho 12.200 euro sul conto corrente. Penso di poterli spendere tutti, ma purtroppo non è così, perché già solo eliminando appunto l'IVA di 2.200 ipotetica e i 3.000 che sono le imposte di competenza che dovrò pagare l'anno successivo, di questi soldi liquidi sono solo 7.000 euro. E come puoi vedere, da 12.200 euro a soldi liquidi buoni che posso spendere a 7.000, c'è una bella differenza, ok? Cosa che se non è controllata può creare un problema, cosa che ovviamente all'aumentare dell'utile ti può creare un ulteriore problema, ok? Quindi questo è un esempio molto semplice, no? Anche sciocco in un certo senso, però serve per farti comprendere che già se io in un conto corrente ho 12.200 euro dico: cazzo, questi soldi sono tutti miei, posso fare investimenti anche nella mia SRL. Non è così, perché ovviamente devi calcolare le imposte che dovrai versare nei prossimi mesi per l'IVA e l'anno dopo per le imposte sul reddito. E da 12.200 euro può essere che quello buono che puoi spendere è solo 7.000 euro, cosa che comunque sia ti fa ragionare che gli investimenti devono essere limitati solo a 7.000 euro. Con questo non dico che non puoi spendere di più, puoi anche spendere di più e quindi finanziarti con le imposte perché le paghi successivamente, no? Però mi raccomando, tieni sotto controllo i pagamenti rateali. Io le imposte le posso rateizzare e utilizzarle come strumento per, diciamo, finanziarmi o come strumento di finanziamento alternativo a quello bancario, giusto? Però ricordati che anche poi le rate vanno pagate, quindi questa cosa devi essere proprio ligio e rispettarle il più possibile, ok? Quindi, alla fine, perché è importante tutto questo? Devi sapere che appunto le imposte che dovrai versare in futuro sono quelle che ho elencato prima, l'IVA e le imposte sul reddito. Quindi,
posto che i clienti fornitori li devi gestire te in base al tuo business, quindi non è una cosa che io posso controllare, però quello che posso fare dal lato, diciamo, mio da commercialista, quello che dobbiamo gestire è quello di, diciamo, comprendere l'effetto che ha l'IVA e le imposte sul tuo conto corrente per comprendere quanti soldi hai puliti che puoi effettivamente spendere, quindi fare investimenti sulla tua SRL, ok? O che magari eventualmente puoi effettivamente prelevare, ok? Quindi l'IVA e le imposte sono questi due. E diciamo che un altro consiglio, un'altra cosa che posso condividere con te è che l'IVA è relativamente semplice perché tanto le fatture adesso dal 2019 sono tutte elettroniche, quindi il tuo commercialista te le registra, ok? O ogni trimestre o ogni mese, noi per esempio lo facciamo ogni mese per sicurezza. E quindi quando tu chiedi il saldo IVA del mese o del trimestre al tuo commercialista, tendenzialmente hai già il saldo IVA che tu puoi comprendere se è debito o credito. Quindi se è a debito è facile, lo chiedi al tuo commercialista, ti invia un prospetto, glielo chiedi a voce e semplicemente sai che quella è l'IVA che dovrai versare il mese dopo o il trimestre dopo e quindi sai che quell'IVA, quella parte di IVA, devi semplicemente accantonarla, ok? Cioè accantonarla inteso devi lasciarla sul conto corrente perché sai che quella lì è una parte di soldi che non sono tuoi ma sono dello Stato, ok? Per quanto riguarda invece le imposte sul reddito, è ovvio che comunque ci sono più considerazioni da fare, che non possiamo fare insieme, perché sono variano molto da caso a caso. Per adesso, diciamo, io tratto principalmente con l'SRL e di soluzioni fiscali per l'SRL e ti posso dire che per, diciamo, avere un buon sistema semplice, ma comunque efficace per poter comprendere quante imposte sul reddito dell'SRL devi pagare negli anni futuri, tu ricordati che puoi utilizzare questo semplice schema qua. Tu hai ogni mese un tot di utile che genera la tua SRL. Su quell'utile sai che devi calcolare come saldo di competenza il 30%. Quindi sai che se tu chiedi il bilancino aggiornato al tuo commercialista ogni mese, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, sai che quel 30% di utile che vedi a fine anno circa sono le imposte minime che tu devi versare, ok? Quindi sai che quel 30% di quell'utile lì che vedi dal bilancio aggiornato in fondo, in fondo, in fondo, sai che quelli sono i soldi che dovrai versare allo Stato e che non sono i tuoi. Poi è ovvio che l'IVA o le imposte future tu te le puoi spendere per la tua azienda, bene. Però sai che sono soldi che prima o poi lo Stato viene a far cassa in qualche modo. Puoi anche dilazionarle, bene, però sai che sono soldi che ti verrà comunque a chiedere o che il commercialista ti verrà, insomma, a contattare per chiedere se li vorrai pagare, ok? E che quindi in qualche modo li devi gestire, ok? Quindi, perché è importante, diciamo, comprendere un po' quanta IVA e quante imposte sul reddito dovrai pagare in futuro per comprendere quanti soldi hai liberi sul conto corrente? Perché appunto potresti rischiare di spendere dei soldi che sono presenti nel conto corrente, ma che in realtà appunto non sono tuoi e quindi potresti essere obbligato, cioè magari ti troverai in una posizione di essere obbligato a richiedere un prestito bancario per poter finanziare gli investimenti aziendali o semplicemente proprio per andare a pagare le imposte, cosa che è sbagliata. Cioè, un finanziamento bancario deve essere fatto per magari investire e fare investimenti nella tua SRL, ma non devi accedere a finanziamenti per pagare le imposte, ok? Perché quelle cose vanno gestite prima, ok? Oppure semplicemente se tu credi che il saldo del conto corrente sia tutto quanto tuo senza preventivare le imposte che devi pagare, semplicemente rischi di fare più investimenti del dovuto e quindi di fare investimenti in maniera superficiale. Ok? E quindi cosa porta? Porta a sua volta che rischi di pagare le imposte appunto in ritardo e quindi che va bene, si può fare, con l'aggiunta di sanzioni e interessi. Quindi semplicemente puoi benissimo pagare dopo le imposte e i contributi, bene, sai che ci saranno delle maggiorazioni, ok? Più le ritarderai, più le imposte e i contributi vanno presso quello che una volta era Equitalia, e più sai che gli interessi e le sanzioni aumentano, ok? Ovviamente se poi già dilazioni perché non hai preventivato bene le imposte, IVA e le imposte sul reddito che dovrai pagare, e più continui a non, diciamo, a non pagare anche le rate, insomma, in maniera corretta secondo anche le scadenze, e più sai che questo squilibrio finanziario poi può portare al fallimento o alla chiusura della tua SRL, ok? Quindi semplicemente, ovviamente qui non è che dobbiamo parlare del problema, ma parliamo principalmente della soluzione. Cosa devi fare?
Semplicemente, prima di valutare di spendere i tuoi soldi, inteso spendere anche come investimento nella tua SRL, oppure come, diciamo, quando decidi di prelevare i soldi dalla tua SRL come utili, eccetera, almeno assicurati di aver accantonato le imposte future, no? Indicativamente, con i due calcoli che abbiamo visto prima. L'IVA la vai a chiedere al tuo commercialista perché la calcola tramite le fatture che gli sono inviate elettronicamente. Per le imposte, il calcolo semplice è semplicemente questo: tu chiedi in bilancio al tuo commercialista, avrai un utile alla fine, cioè deve essere un utile, questo utile calcoli il 30% e quindi hai un importo di IVA che dovrai versare nei mesi successivi e indicativamente hai un importo di imposte che dovrai pagare a giugno dell'anno dopo. E quindi semplicemente dovrai eliminare dal tuo conto corrente, cioè dall'importo che vedi sul tuo conto corrente, l'imposta IVA che dovrai versare nei mesi dopo e l'imposta sul reddito che tu dovrai versare a giugno dell'anno dopo. Questa differenza, ovviamente, che abbiamo visto prima, è l'importo che potenzialmente è libero e puoi spendere sul tuo conto corrente. Spendere non solo come spese in marketing, spese in investimenti di beni strumentali, ma anche come importo che puoi effettivamente prelevarti come utile. Ok, quindi essenzialmente, insomma, come abbiamo detto adesso, ricordati che sul tuo conto corrente le imposte che dovrai, insomma, tener conto è l'IVA e l'imposta sul reddito. Ok? Quindi il fatto che hai una buona gestione di questo aspetto, insomma, che sai in anticipo le imposte che dovrai versare, quale risultato positivo ti porterà? Semplicemente è che eviterai le brutte sorprese di, diciamo, di accorgerti di dover pagare le imposte, cioè anche questa cosa è anche semplice. Proviamo a pensare: se io ho un importo sul conto corrente e so che devo pagare delle imposte oggi, ma che magari si materializzeranno il pagamento nei mesi o nell'anno successivo, io evito sorprese strane. Cioè, non è che mi posso svegliare alle scadenze dell'IVA trimestrale e dire cazzo, ma che importo IVA grande, perché essenzialmente sono importi che io potevo sapere prima. Quindi il fatto di un po' cercare di pensare alle imposte future che dovrai pagare, eviti brutte sorprese, imprevisti vari, ok? E ovviamente avrai sempre sotto controllo lo stato della tua liquidità vera, libera, che puoi prelevare, che puoi utilizzare, e quindi eviterai inutili indebitamenti, ok? Bancari, oppure anche indebitamenti inteso come debiti verso lo Stato. Questo video era molto semplice. Ricordati di iscriverti al canale, metti un mi piace, lascia un commento, condividi con i tuoi amici e se hai bisogno di un dubbio, un parere, non preoccuparti, condividilo qui sotto, appunto tramite, la barra dei commenti. Ti ringrazio per l'attenzione e a presto. Ciao!